I podcast di LCN Sport. Ancora una volta è stata una giornata interlocutoria sul fronte mercato per la Calcio Lecco 1912, tornata a lavorare sotto il sole lecchese nella cornice dello stadio Rigamonti Ceppi di Lecco. Confermate le notizie di calciomercato che abbiamo riportato nel corso del fine settimana, ovvero continua a interessare e piacere molto, anzi, il profilo di Michele Vano in uscita dal Perugia e proposto a diverse squadre di Serie C, però ancora in attesa di trovare una nuova allocazione. Piace, è il preferito di mister Alessio Tacchinardi per tutta una serie di caratteristiche, però ci sarà da soddisfare le richieste, soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio, mentre Perugia comunque, non puntandoci più, considererebbe una cessione anche comunque a cuor leggero, nonostante la stagione da doppia cifra con la maglia della Pistoiese e l'inizio di questo campionato che ha visto Vano protagonista in Coppa Italia per pochi minuti, a dir la verità, sul campo del Cagliari. Il Lecco comunque ha un piano B, è quello di Andrea Bianchimano, che la Viterbese vorrebbe provare a trattenere o quantomeno vorrebbe cercare di monetizzare la cessione dell'attaccante di Karate Brianza di Scuola Olginatese, poi passato anche dalla Primavera del Milan. Lecco che è interessato da tempo al giovane centravanti ex bianconero, che sicuramente sta avanzando le proprie offerte dal punto di vista economico alle parti in causa, che quindi potrebbe seriamente puntare ad ottenere il cartellino a titolo definitivo del biondo attaccante brianzolo. Poi confermate anche le voci relative a Umberto Eusebi, però anche in questo caso lo ribadiamo, è in vantaggio la Juve Stabia, che ha avuto in dote dall'Alessandria il centravanti, l'esperto e super prolifico centravanti dei grigi nel corso dell'ultima e tormentata stagione, con una positività all'antidoping per Eusebi, che poi comunque è stato assolto sul finire della stagione, quando però ormai il pallone aveva iniziato a fermarsi dalle parti della Campania. Diciamo che la notizia più rilevante di giornata è quella dell'amichevole con la Virtus Verona, confermata per sabato, probabilmente alle ore 16 sul campo del Guadagnincini della compagine rosso-blu, accordo trovato con il patron Gigi Fresco, quindi blu celesti che saranno di scena su un campo dove sarà protagonista anche nel corso dell'annata. Sarà un test sicuramente importante contro una compagine che fa dell'aggressività e dell'atletismo, oltre che dell'agonismo, una delle caratteristiche maggiori, un po' le ultime due, quelli sotto cui profili sotto cui il Lecco è mancato nel corso delle ultime uscite. Anche contro la Pro Vercelli si è visto un certo gap nei confronti delle bianche casacche. Sarà un test probante, vedremo se i blucelesti riusciranno finalmente ad arrivarci con il proprio nuovo stoccatore. Sempre per quanto riguarda le tematiche blucelesti, da segnalare l'inizio della stagione 2022-2023 anche per la prima squadra di mister Monica Giustoni. Parliamo ovviamente di calcio femminile, squadra profondamente rinnovata quella a disposizione del confermato tecnico blu-celeste, che affronterà il campionato di eccellenza con il nemmeno tanto nascosto obiettivo di provare l'assalto alla Serie C. Squadra rinforzata con l'arrivo di Cascarano dal Como Women, fresca di promozione in Serie A, e poi sempre dal Como Women, dalla Primavera in questo caso dell'altra compagine all'Ariana, prelevate tante giocatrici giovani 2003-2004 che quindi sono la prima esperienza in una prima squadra femminile.